Eccoci Buonasera a qua. tutti quanti, Cantina Social Banfi. Oggi vi racconto una storia veramente incredibile. Io sono Adriano, come ci sono Matteo e Lanfranco, il Ciao. nostro quarto socio americano purtroppo è dall'altra parte dell'oceano, ma noi oggi siamo qua per presentarvi quello che ogni anno è una sorta di ormai cerimonia, perché effettivamente questo è un momento storico per l'azienda che però si ripete sempre, ma con un ospite diverso. Quindi noi oggi abbiamo avuto l'onore e l'onere di farvi conoscere il nuovo Vermentino della pettegola di Banfi. Quindi, appunto, non saremo da soli, noi siamo in tanti, voi siete in tantissimi, quindi a tutti quanti grazie per essere qua con noi, ma soprattutto oggi parleremo effettivamente con chi ha fatto la bottiglia e con chi soprattutto ha scelto di farsi fare la bottiglia. Quindi avremo degli ospiti speciali. Qua sotto Matte Eh ha. sì, anche perché adesso saranno 40 minuti molto interessanti. Avete Sì. ricevuto questo box qua, ma avrete notato anche che la bottiglia Non sembra un'edizione non sembra limitata. un'edizione limitata, ma perché in questo momento voi avete questa bottiglia qua. Oh, già Lì già. c'è qualcosa di nero, Matte, cos'è? Però qui sotto, tra poche decine di minuti, faremo un bel percorso insieme a chi è fautrice e l'azienda appunto che ha creato questo progetto davvero bellissimo. Abbiamo avuto l'opportunità di guardarlo in anteprima ed ci ha entusiasmato molto. Di conseguenza avremo un po' di ospiti, facciamo una bella chiacchierata, 40 Sì. minuti insieme. Io proporrei già subito una cosa. Vai. Visto che tutti hanno una bottiglia, io direi che si può anche aprire. Assolutamente Mentre sì. presentiamo gli ospiti, perché abbiamo Assolutamente. da una parte l'azienda che è Banfi e dall'altra un artista. Li andiamo a scoprire, li salutiamo, vediamo se sono collegati. Allora, dovremmo avere Laura, brand manager Sì, di ci sono. Banfi. Ciao Laura, ci sei? Ciao, ciao, ciao a tutti, come va? Tutto bene, Mi tutto bene. E poi abbiamo anche Elena. sentite? Elena? Ciao, ci sono anch'io. No, perfetto, vedi che i potenti mezzi funzionano senza problemi. Ci Oh, sentite già. bene? Ci sentite bene? Va un po' meglio l'audio perché ci arrivava un segnale che era un po' basso, però qualsiasi problema noi siamo a disposizione. Allora, Io io vi sento spero molto che questa bene. operazione la stiano facendo anche tutti quelli che possono, Quindi collegati. vi diamo 3 minuti di tempo, anche meno, per Per aprire poter. questa bottiglia. Allora, ovviamente purtroppo il mondo è quello che è, quindi questa cosa qua doveva essere assolutamente fatta tutti quanti insieme, ma per fortuna esiste internet, esiste il Tecnologia. digitale e quindi anche se non ci siamo mai conosciuti di persona, siamo proprio qua oggi per raccontarvi quello che secondo noi è la pura gioia di stare insieme. Il Vermentino in Toscana sta prendendo una connotazione veramente di festa, quindi noi siamo tanto amici, siamo soci, quindi possiamo essere qua tutti quanti insieme, ma è come se fossimo veramente nello stesso posto. Sicuramente Banfi ha delle tenute incredibili, casa nostra comunque oggi non è così male, ma soprattutto è proprio il momento di voler festeggiare quello che effettivamente chiederemo poi a Laura di raccontarci come nasce questo progetto, ma soprattutto la volontà di fare queste limited edition che vi possiamo garantire sono veramente, veramente belle. Laura, a te. Il Bene. progetto della pettegola, come nasce e come nascono queste edizioni limitate? Perché questo non è il primo anno. No, assolutamente. E come citavate prima voi, in realtà abbiamo avuto già il piacere di festeggiare insieme questo importante appuntamento. Questa ormai è la quarta edizione. È un progetto che è nato a 5 anni dalla prima vendemmia, un po' per andare a confermare il successo di questo Vermentino. Come avete detto, il Vermentino sta prendendo grande piede in Toscana, è ormai una varietà che sta avendo un grande successo e la nostra pettegola ha confermato questo successo e anzi ha cavalcato molto bene quest'onda. Quindi a 5 anni dalla prima vendemmia abbiamo quindi deciso di lanciare questa collaborazione con artisti diversi ogni anno. E nasce così il progetto dell'edizione limitata, che la prima edizione ha avuto luogo proprio qui nel Museo del Vetro e della Bottiglia, dove sono ora, all'interno delle storiche mura del castello di Poggio alle Mura. Noi abbiamo un piccolo museo che, a differenza di raccontare la semplice storia del vetro o del vino, racconta la storia del vetro e della bottiglia. Quindi qui, tra i centinaia di pezzi che abbiamo, ci sono raccolte di diverse ere, di diversi periodi storici, fino ad arrivare proprio alla storia anche della bottiglia più recente. E la storia della bottiglia che ci piace raccontare e che ci interessa un po' di più dal punto di vista marketing è forse quando le prime cantine cominciano a marchiare la propria bottiglia. La fanno da principio solo per evitare che
che magari le bottiglie possono essere rubate perché sono molto utili, non si rompono e possono essere utilizzate, ma poi capiscono che in realtà c'è anche un ritorno d'immagine. Così è lasciato la fitta, è uno tra i primi che comincia a marchiare la propria bottiglia. E quindi da qui nasce un po' la connessione tra la bottiglia, il marketing e la comunicazione. E noi di questo ci siamo fatti anche un po' promotori proprio con l'edizione limitata, che quindi abbiamo lanciato per la prima volta appunto in questo contesto con Alessandro Baronciani, che è qui con noi, anzi grazie, e il suo è stato un racconto un po' molto romantico, molto intimo. Chi era con noi in quell'occasione ricorderà una donna che appariva all'interno di un fitto fogliame di pitosforo. E l'anno successivo abbiamo lasciato questo racconto un po' più introspettivo per raggiungere le note un po' più calde e briose di Ale Giorgini, che per noi ha raccontato un travolgente aperitivo intorno al castello, proprio di Poggio alle Mura. E l'anno successivo, cioè l'anno scorso, è stato Riccardo Guasco a raccontarci l'edizione limitata, e lui l'ha fatto con delle forme sinuose di due ragazze che si raccontano le proprie confidenze, sembra, quindi tre stili completamente diversi. E quest'anno con Elena abbiamo voluto cercare un linguaggio, e quindi eccoci qua a raccontarci insieme ciò che Elena ha disegnato per noi. Allora, prima di arrivare poi giustamente a quello che c'è fuori dalla bottiglia, abbiamo capito che quello che c'è dentro per voi è importante, ma io volevo capire quanto fosse limitata questa edizione limitata, perché è una parola importante da definire. È molto limitata. Voi considerate che i volumi in un periodo normale della pettegola si aggirano intorno alle 300.000 bottiglie, e noi produciamo di questa edizione solamente 15.000 bottiglie, quindi 5% che riesce. Cerchiamo di fare una buona distribuzione, ma ovviamente non arriviamo a tutti. Qui con noi oggi ci sono i nostri clienti più affezionati della pettegola, sono i pettegola lovers, così li abbiamo chiamati, sono un po' gli ambasciatori del nostro Vermentino. E loro hanno, diciamo così, un diritto di prelazione ovviamente sulla pettegola, però insomma è un progetto che si è mutato. Vai. Ti sei mutato un attimo, ma io intanto, se mi puoi ascoltare, ti volevo chiedere, hai fatto questo bel ricordo ci hai ricordato gli artisti passati e hai parlato di Elena, ma come mai avete scelto Elena? Cioè, cos'è che vi ha colpito? Così poi andiamo da lei. Allora, mentre gli altri sono stati un po' scelte di pancia, supportati dall'agenzia Publifarm che ci cura il progetto dal punto di vista creativo, di supporto pratico, con Elena è stata una scelta un po' più ragionata, nel senso che cercavamo una donna finalmente. Dopo 3 anni di aver sentito i racconti di uomini sulla pettegola, che comunque hanno, secondo me, rappresentato nella maniera migliore lo spirito della pettegola, volevamo sentire un linguaggio diverso e che arrivasse da un carattere femminile. A maggior ragione, infatti, a noi ha stupito molto questa vostra volontà di voler spaziare anche attraverso i mondi. Il design in Italia la fa da padrona come il mondo del vino, e infatti questo connubio è stato particolarmente azzeccato, e così che ci ha portato appunto alla scoperta di Elena Sarmistraro, che non è, diciamo, una scoperta per noi, perché è una delle designer più brave e più conosciute qui in Italia. E quindi Elena, ti lascio a te la parola per raccontarci un po' chi sei e di che cosa ti occupi, per un po' raccontare a tutti gli ospiti di oggi e un po' anche qual è il tuo metodo di lavoro e come ti sei approcciato a questo progetto. Benvenuta innanzitutto. Buonasera a tutti innanzitutto, ecco, e ancora grazie. E allora, in questo caso ho disegnato ovviamente questa etichetta per la Limited Edition. Io in realtà sono principalmente una designer di prodotto, ma dico principalmente perché in realtà con il mio studio ci muoviamo all'interno di diverse discipline, quindi moda, illustrazione, ovviamente design e arti visive in generale, e ci piace proprio spaziare un po' anche a dimostrare che insomma non esiste magari forse solo una direzione, ma possiamo intendere il progetto come un unico grande mondo, ecco, questo un po' ci piace fare. E oltre a disegnare e a progettare, cioè da anni che lavoro su un mio linguaggio personale, ecco, questa cosa è importante per me. E ovviamente sia il fatto di avere un linguaggio così mio, così personale,
che spaziare fra tutte queste discipline, appunto moda, arte, illustrazione, magari va un pochino a volte in contrasto con quello che è il design industriale più ortodosso, mi viene da dire, che per carità mi interessa comunque tanto anche quell'aspetto, però non posso farci niente perché comunque devo andare avanti a fare quello che mi piace, perché è quello che poi mi fa star bene, che mi fa sognare, quindi... E il tuo valore aggiunto anche, cioè il tuo linguaggio personale, proprio quello che metti nel tuo lavoro, in tutti i progetti, infatti tu spazi veramente da tantissimi... tantissimi, infatti avevamo anche il contributo video che adesso facciamo vedere di quello che tu fai, però fondamentalmente è più il connubio tra diversi aspetti che ti porta. Ma sì, ma poi quando lo fai con passione, noi ne sappiamo qualcosa. Assolutamente. Viene tutto sì. Meglio, vero? Certo, quando c'è la passione, per quello che dico sì, è vero, magari ogni tanto non posso essere considerata forse una, chiamiamola, vera designer, industrial designer. Però d'altra parte è proprio quello che mi piace fare, quindi ho studiato proprio industrial design, però spazio, mi piace, sono una creativa, ecco, mettiamola così. Si vede assolutamente. Guarda che bei colori, ma qualcosa la ricorda. Adesso assolutamente, ma infatti quello che poi andremo proprio anche un po' a capire è come tu passi da fare queste scimmiette, poi prima c'è stato un mezzo Mickey Mouse, comunque a dover realizzare un'etichetta di una bottiglia. Quindi come ti è venuto, quando Banfi ti ha chiesto di fare questo progetto, come l'hai presa questa sensazione e soprattutto che cosa ti ha suscitato? Puoi fare un disegno che comunque andasse nel mondo vino? Ecco, allora, quando Banfi mi ha chiamata, ovviamente Banfi essendo una delle cantine più famose in Italia, comunque un'eccellenza, ecco, subito ho pensato, va bene, proviamo. Non avevo però mai disegnato un'etichetta. Quindi un po' ero spaventata, anche perché non conoscevo veramente bene il mondo del vino. E questa era la verità. E un po' ero spaventata, però era una bella sfida, una nuova sfida. Quindi sono andata a informarmi, a documentarmi e tra l'altro avevo scoperto che c'era un legame con il mio lavoro, quindi anche con il mondo dell'illustrazione, perché comunque facendo ricerca avevo trovato appunto queste etichette disegnate per le limited edition dagli altri artisti, appunto sono 4 anni che lavorano con gli artisti, quindi ho pensato va bene, perché no? Proviamo, lanciamoci in questo nuovo mondo. Per me, insomma, è qualcosa di nuovo, ecco. Speriamo che vada bene. Me lo direte voi fra poco. Assolutamente. Ma io direi che quasi quasi è arrivato il momento. Allora. Perché noi qua ne stiamo parlando, ma... Allora, innanzitutto... Iniziamo a essere curiosi. Allora, facciamo così, incominciamo tutti quanti di nuovo a ringraziare quello che appunto è stata la chance di presentare questo progetto che noi sappiamo e che quindi possiamo garantirvi essere veramente... bello, perché appunto abbiamo scoperto essere di una persona che non c'entra con il mondo del vino, quindi comunque le challenge e le sfide sono la cosa che ti fanno sempre più lavorare. A tutti quanti penso che ormai abbiate aperto già la bottiglia, un bel cin, abbastanza tempo, esatto, insomma, anche per bersi un bicchiere, ma tanto noi non possiamo vederli, ma secondo me lo hanno fatto e come. Quindi innanzitutto grazie mille a tutti quanti e poi adesso i potenti mezzi del Matteo Franco ci permetteranno comunque di arrivare, sì, proprio. Sono curioso. Ne abbiamo parlato, la dobbiamo vedere. Un quarto d'ora di hype c'è stato, quindi direi che è giusto. Bene, allora siamo pronti, andiamo e vi svegliamo la nuova etichetta della pettegola. Eccoci qua. Allora, peccato non si possa vedere proprio dal vivo, ma sappiamo che poi prima o poi riuscirete a vederla, ma io direi, Matte, se riusciamo a farla vedere anche da lì... ecco. Voilà! Guardate che bellina! Non finisce più! No, uno degli aspetti che per esempio come cantina social ti ha entusiasmato un sacco in questi anni ed è molto contemporanea anche la scelta di un'etichetta continua, cioè lo spazio non etichettato è veramente minimo, è bello. E diventa una sorta di storytelling continuo a livello proprio grafico, e quindi a questo punto direi... Ma poi se anche la tocchi l'etichetta, davvero... Ci sono diverse tecniche... Ma io non l'ho ancora toccata, cavolo, è vero? Senti che bella. Che stile! Sì, perché non è solo da vedere, Che ad aprire. Esatto, bella! Molto bene, allora complimenti veramente. Questo, Elena, è un finto stupore perché noi ci siamo già stupiti prima, cioè quindi comunque l'abbiamo veramente sentita questa cosa, No, sono serio. Ho una domanda per te, Elena, ma quando ti hanno parlato di La Pettegola, no?
cosa ti è venuto in mente? Cioè, sei partita da cosa per andare a disegnare poi l'etichetta e creare l'etichetta? Sapevi che cosa fosse innanzitutto? No, allora, beh, per tutta la l'ispirazione il nome è stata la guida, quindi la pettegola, ma quando mi hanno parlato della pettegola, subito ho pensato, vabbè, ma per una donna non è che sia esattamente un complimento. E infatti ho detto, boh, sono rimasta un attimo basita. Ho detto, che ma cattivi questi di Banfi, eh? Che cattivi, esatto, come mai? Poi invece, ricercando anche lì, perché io vado sempre a fondo, no? Sono sempre lì che ricerco. Ho capito che comunque la pettegola non era, ecco, il chiacchiericcio femminile, diciamo, che nell'immaginario, ecco, il io ad esempio non sono neanche pettegola, tra l'altro, non sono una tipa particolarmente pettegola, quindi per me era una cosa un po' strana, e invece si parlava di un uccello, che a me piacciono tantissimo gli animali, però non lo conoscevo, ad esempio, e, che è quello lì piccolino. Esatto. Esatto, che è un uccello d'acqua, comunque sta vicino alla laguna, Punta Nera, lì poi ha dei colori, dei grigi, ho cercato poi appunto nell'etichetta di riprodurlo. E allora per disegnarla ho pensato proprio di come immortalare la mia reazione di quando mi hanno parlato la pettegola. Quindi c'è questa ragazza un po' come basita, no? Un po' immobile, ecco, molto taciturna, silenziosa, cioè praticamente il contrario di quello che noi ci immaginiamo la pettegola, mentre dall'altra parte c'è questo uccellino che invece è vispo, arzillo, canterino, che poi è il vero pettegolo, ecco, come mi piaceva, cioè comunque dare risalto all'uccello e non alla ragazza, anche perché gli artisti che hanno lavorato prima di me hanno sempre parlato comunque di donne, no? Io ho pensato invece di parlare di questo pettegolo, ecco. Tra quindi in realtà è da girare al contrario, da come si sta vedendo. Dovremmo vedere prima l'uccello che poi arriva nel suo canto. Alla... C'è questa onda, no? C'è questa grande scia di pettegolezzo, diciamo, che arriva all'orecchio della ragazza. E una cosa che abbiamo voluto fare interessante è che l'etichetta ha un aspetto anche tattile. Praticamente ci sono delle parti tridimensionali, la stampa è tridimensionale, quindi abbiamo giocato anche sul lucido e opaco, poi gli ospiti comunque la vedranno dal vivo e quindi toccandola ci sono le linee in rilievo, dal vivo è proprio è bella. Fantastica. Anche da... Proviamo a dare qualche preview direttamente dalla camera e si vedono appunto i contrasti lucidi e opachi, sì. Proprio a livello proprio tattile è davvero, davvero bene. A livello tattile insomma si scopre anche qualcosa di nuovo. Oh già, Elena, allora tu questa cosa qua ovviamente per quanto i personaggi comunque ti appartengono sono i tuoi colori, sono comunque la tua idea, tu questa l'hai proprio immagino sviluppata non come una tavola ma proprio per essere un'etichetta, hai dato comunque un nome, un titolo a quest'opera, la definisci un'opera o è proprio stato una sorta di esercizio di stile propedeutico alla riuscita di un'etichetta di vino? Allora, da quale parto? Beh, per me è comunque un'opera, per me in ogni caso è un'opera. Anche secondo noi. Però se dovessi dare un nome, non mi hanno chiesto il nome, ma se dovessi dare un nome lo chiamerei il pettegola, con l'articolo al maschile. Figo. Sì, bello, 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 brava, brava, brava. Per l'unione dei... Ah già. No, Laura... perché è un vermentino, sì, è un uccello e quindi è il... già, fine... giustamente, ma poi appunto questi colori molto... che comunque prendono tutti quanti, inteso, non c'è un'identità, ma c'è comunque, come si diceva prima, la volontà di festeggiare un momento di grande festa, perché comunque il vermentino, ricordiamo, lo abbiamo definito spensierato, ma con tutto il grandissimo rispetto. Quindi appunto noi quello che volevamo fare, tornando appunto a Laura, era di chiedere se quando Elena ha proposto questa etichetta voi avete detto wow o se invece magari avete detto però sono proprio artisti. Esatto. Sai, no, sono artisti. No, è stato wow, è stato subito effetto wow e un po' per quello che ha già detto Elena in realtà, perché a parte questo linguaggio che è assolutamente coinvolgente, ha dei colori che lasciano sognare.
E io infatti in questi giorni di preview, non so, chi ci ha seguito sui social avrà visto che anche gli altri illustratori hanno commentato il progetto, e Alessandro Baronciani l'ha definita un po' selvaggia, Ale Giorgini invece ha parlato dei suoi aperitivi spensierati, da un'etichetta da portarsi indietro per gli aperitivi spensierati, Guasco l'ha definita invece un poco tribale, io invece mi permetto di aggiungere un po' onirica, perché appunto per questa realtà che sembra una realtà totalmente parallela sembra di vivere un po' un sogno. A me è piaciuto subito, e soprattutto il fatto che lei abbia sfruttato questo doppio significato della pettegola, secondo me è stato molto, molto importante e vincente, perché noi lo dirò, raccontiamo sempre che la pettegola, oltre ad essere appunto una ragazza un po' chiacchierona, è anche un uccellino che abita la costa toscana, che poi da dove noi prendiamo le uve di Vermentino per fare questo vino. Quindi per noi era un significato molto importante anche da raccontare. E con l'edizione limitata di quest'anno riusciamo ad arricchire questo storytelling e a formare un po' di più la gente anche su questo secondo significato. Nel frattempo Adri aveva preso in mano il telefono, ma ci arriviamo tra pochissimo. Io ho fatto una stories per il nostro Instagram, chiunque avesse poi voglia di seguirci, appunto noi siamo Cantina Social, però quindi questa immagine qua era per noi un archivio, storico, ma per un motivo che poi andremo a spiegare a breve. Esatto. Quindi diciamo, Laura, voi avete dato le linee guida, comunque avete lasciato completa libertà a Elena, cioè dici un po' qual è stato. Beh, in realtà su questo punto di vista noi cerchiamo di lasciare libertà agli artisti. Certo, poi quando arrivano in casa cerchiamo sempre di addrizzare un po' il tiro, ma onestamente non ci siamo mai permessi di stravolgere i progetti perché erano già perfetti così. Ho già un'altra cosa che sicuramente questo è perfetto, è l'aperitivo ed è l'abbinamento cibo vino, di cui noi siamo A grandi fan e B grandi consumatori. Quindi visto che appunto abbiamo detto ed è risaputo che la Toscana sta avendo un momento meraviglioso per quanto riguarda i bianchi, c'è proprio questa volontà da parte delle aziende di concentrarsi su un qualcosa che mentalmente tu in Toscana non ti immagini, noi poi sai, essendo un po' piemontesi, li capiamo, no? E quindi ovviamente ci possiamo permettere di definire la Toscana dei bianchi un mondo A da scoprire e B soprattutto in grandissima crescita. Come vedete questo vino voi? In quale segmento? Poi tra l'altro con questa etichetta, cioè questo è tipo alle 6 di sera quando sta un po' tramontando il sole, tipo adesso, è da piena piscina di giorno con delle crudité. Come avete, come pensate voi come segmento questo prodotto della Pettegola Limited Edition? In questo momento ovviamente è l'aperitivo di tutte le ore, perché non possiamo fare aperitivo mai ufficialmente, abbiamo bisogno di condividere. Esatto. Ma possiamo farlo sempre, Laura, cioè abbi pazienza. Ma no, a parte gli scherzi, sì, effettivamente è una bevuta molto trasversale, non credo che sia facile racchiuderla in un segmento preciso, perché ha una bevuta molto aromatica, ma allo stesso tempo con una spiccata acidità che la rende fresca sia per un aperitivo sia ad accompagnare anche qualche antipasto o primo piatto di pesce un po' più strutturato, quindi si presta molto bene in tante alternative. E davvero, sarà che adesso ci manca un po' l'ora dell'aperitivo, per me qualsiasi occasione è buona. Sì, assolutamente. E anche l'etichetta che è gioviale, conviviale, quindi ci fa pensare subito all'aperitivo. Ma infatti, questi colori sono... Matte, tanta gente sta facendo un sacco di complimenti. Sì. È perché comunque effettivamente ad esempio Mia dice che la figura femminile è l'alter ego di Elena, l'etichetta oltre che elegante inaspettata ma gentile, invece io un'altra persona dice etichetta bella e colorata, degno vestito per un ottimo vermentino, molto giocosa e intrigante, veramente un sacco di complimenti, ma sono sentitissimi, sono veri, e poi soprattutto questo vino qua ha una complessità interessantissima. Ti faccio giusto così una domanda, ma è un po' più personale. E la Limited Edition della Pettegola è solamente un discorso estetico o c'è magari un trattamento diverso nella realizzazione del vino? Il vino è assolutamente lo stesso, okay. È solamente una questione di packaging. È okay. Un progetto che è nato appunto per supportare un po' il progetto della Pettegola, e lo volevamo fare un po' più dal punto di vista di immagine, di promozione, di comunicazione. L'abbiamo fatto attraverso un packaging in edizione limitata. Il vino è assolutamente lo stesso.
Giusto per, a livello invece di tappo, altre cose, perché noi siamo dei grandi fautori, è una cosa nostra personalissima, è del tappo Screwcap, no? Io questo vino, per come è fatto, e soprattutto per l'etichetta, ho pensato questa cosa qua. Date anche della libertà agli artisti per quanto riguarda chiusura e capsula, oppure, bene o male, quelli sono vostri dogmi e segmenti, cose molto vostre? Per il momento, questo aspetto è prerogativa solo della produzione. Ok. Come ben sapete, poi il consumatore, soprattutto così tradizionale italiano, il consumatore un po' più maturo, accetta come vuoi magari la chiusura screw cap, ma tendenzialmente, tradizionalmente, vuole accetta molto di più il tappo e il sughero, e quindi il Vermentino per ora sarà solo tappo e sughero, anche per le future edizioni limitate. Magari no, magari il futuro sarà diverso, esatto. Ma per ora ancora. Infatti si vede anche il sughero che avete inserito adesso. Bene, io passerei. Sì, perché c'è un'altra curiosità. C'è un'altra novità. In realtà non ce n'è solamente una, ce ne sono diverse. Ce ne sono un botto. Perché voi, oltre ad aver creato questa idea di edizione limitata che va avanti ormai da qualche anno, adesso avete fatto un bel upgrade. Forse era già presente l'anno scorso, Laura, correggimi, perché volendo, fai vedere la bottiglia, c'è una piccola capsula sopra. Che sì. Vi ricorda che con i potenti mezzi che abbiamo tutti a disposizione in tasca, perché ormai abbiamo dei computer in tasca, oh già. Con un cellulare scaricando l'app di Banfi possiamo dare vita a questa etichetta. Ta-da! Guardate qua. Ma soprattutto chi già per caso fosse stato presente alla presentazione, scusatemi gioco di parole, dell'anno scorso, basta giornata. E voi cosa potete fare con quest'app? A parte che credo che in futuro, adesso poi lo chiederemo anche a Laura come verrà implementata, ma potrete davvero dare vita all'etichetta. Ed è un'esperienza che vi consigliamo di fare, perché va a completare il cerchio e poi apre un altro mondo sulla percezione dell'etichetta. Racconta quello che diceva Elena prima di questo uccello, perché io ero curioso. Come fa l'uccello? Guarda, e noi, siccome questa cosa qua voi non avete l'etichetta, diciamo la nuova etichetta di edizione limitata, ve la facciamo vedere noi, ce l'abbiamo noi, esatto. Vi consigliamo però appunto di scaricare Banfi Experience sul vostro telefono, device. Che fa sempre figo dire device. Vai, Matte, che siamo curiosi. Ammiraglio. Allora, vedete, basta inquadrarla e, come per magia, inizia a cinguettare. Allora, noi l'abbiamo fatto dal vivo e vi possiamo dire che rende tantissimo. Sì. Quindi fidatevi di noi. Elena! Sì. È stata una cosa, cioè appunto lo sviluppo poi di questo sussurro che arriva, che tu prima hai spiegato veramente molto bene, ti è venuto così già da subito, o è stato magari invece un work in progress perché hai detto c'è così tanta sostanza e tanta ciccia da comunque dire posso fare qualcosa di più? Allora, è arrivato poi pian piano. Devo dire una cosa su questa realtà aumentata. Io ne avevo sentito parlare, ma ovviamente non avevo mai visto una mia grafica prendere vita. Cioè, già per me era uno stupore, non so, io ad esempio disegno, e quindi disegno sul 2D. Ogni tanto, cioè, ho imparato a estrapolare, proprio a strappare dalla tela i miei disegni e a renderli degli oggetti tridimensionali. Ho fatto un step in più, quindi magari con le installazioni, cioè entravo dentro un mio ambiente, per me era già qualcosa di magico, ma non avevo mai visto prendere vita una mia illustrazione, quindi è un aspetto che comunque vorrò poi approfondire in continuazione più avanti. E tra l'altro, come dicevate voi, quest'anno c'è uno step in più, gli altri artisti avevano già lavorato sulla realtà aumentata, ma quest'anno c'è questo audio immersivo e quindi diventa un'esperienza totalizzante, un'esperienza a 360 gradi. Cioè, io ho pensato a questa cosa, c'è questa ragazza, ok, statica, ferma, immobile, e arriva quest'onda con questo chiacchiericcio, questo uccellino che canta,
e quindi anche la ragazza prende vita, no? E sorride. Mi piaceva comunque rappresentare anche... Beh, abbiamo dato senso alla pettegola, cioè... Assolutamente, sì, un'accezione veramente incredibile. Testa, magari mi pensate che io non sia molto a posto, perché... No, sono... invece è stato proprio un gran bello sviluppo. Cioè, in effetti il fatto che un'opera d'arte vera e propria prenda vita è un'ulteriore dimensione dell'opera d'arte. Assolutamente. Quindi in realtà... Per te deve essere molto stimolante, ma più che altro anche per... consideriamo il fatto che l'etichetta molto spesso, anche per quanto riguarda il oltreoceano, viene vista, è la prima cosa che viene vista, no? Cioè, nel senso, quindi assolutamente il primo mezzo di comunicazione che abbiamo del vino. Immaginiamo di avere non solamente un effetto fotografico ma anche video e audio, e questo fa tutta la differenza del mondo. E soprattutto Bernardo giustamente scrive: brava Elena, etichetta che spacca, non vedo l'ora di venderla ai miei clienti quest'estate, perché torniamo di nuovo lì, mia cara Laura, quest'estate è la cosa giusta, è un segmento veramente interessante, ma soprattutto ha una bellissima struttura in bocca, piacevole, ma comunque anche, non dico impegnativo, ma comunque bello corposo, che effettivamente non è niente male, e con questa etichetta così leggera ma importante tanto quanto il vino, cioè proprio sono quella sensazione di spensieratezza, ma comunque anche di importanza, di lavoro alle spalle, che effettivamente fa tanto, e a noi è tanto piaciuto. Quindi Laura, questa app verrà ancora implementata, perché ho visto che ci sono vari passaggi. Esatto, noi abbiamo provato per la prima volta l'esperienza della realtà aumentata con l'etichetta edizione limitata dello scorso anno di Riccardo Guasco, ed è una cosa che ci incuriosiva già da tempo, quindi quando è stata l'opportunità di cimentarci con questo progetto, con questa tecnologia alternativa, ci siamo subito buttati, e in realtà il progetto è ovviamente work in progress, perché l'idea, siamo già al lavoro per portare la realtà aumentata in cantina, perché appunto le belle immagini che potete vedere sullo sfondo che passano si possono vedere però solamente in un periodo abbastanza ristretto dell'anno, nel periodo della vendemmia, mentre sarebbe opportuno, interessante e formativo. Noi siamo, la nostra cantina è sempre aperta, le nostre porte sono sempre aperte, però a gennaio e febbraio vieni, i vigneti sono un po' spogli, il tavolo di Cernita è fermo. Raccontiamo tante belle cose, ma non si può vedere mai niente ed apprezzare niente in live. Quindi l'idea è di portare la realtà aumentata direttamente nei nostri tour in cantina. E questo poi ci dà anche l'opportunità di esportare questa esperienza, cioè attraverso dei visori ottici, inserendo semplicemente il proprio smartphone e cercare di vivere un'esperienza immersiva di Banffy Experience anche, che ne so, a Berlino o a Londra durante una degustazione dei nostri vini. Oh già, ma soprattutto tu non è che stai solamente occupando il gusto, l'olfatto e la vista, ma avete anche coinvolto un altro di questi sensi, perché giustamente se Banffy fa una cosa la fa bene, e quindi cosa avete fatto di bello? Abbiamo cercato di coinvolgere l'udito. Anche? Eh sì, lo scorso autunno abbiamo lanciato un nostro account su Spotify, e in questo account sono già contenute 3 playlist, e adesso se ne aggiunge un'altra, quella appunto stilata da Elena con le sue canzoni preferite, sarà appunto la playlist della Pettegola edizione limitata. Adesso, quindi da oggi in poi saranno 4, quelle precedenti raccontavano comunque diversi progetti di Banffy, perché raccontavano, a parte c'era una playlist già dedicata alla pettegola, molto più chill out per certi aspetti, poi c'è una playlist che è dedicata al mondo Banffy, e è molto, diciamo così, più classica, ma di italiano, compositori italiani classici, contemporanei. E un altro, soprattutto molto importante, la musica e il vino per noi sono ormai legati da diverse edizioni del Jazz and Wine. Noi siamo organizzatori e sponsor di un importante festival che unisce il vino e la buona musica di qualità di jazz, il Festival Jazz and Wine in Montalcino, che ha luogo ogni estate a luglio, ormai da 24 edizioni, e quindi abbiamo cercato di ripercorrere le edizioni di dalla prima fino a quest'anno, inserendo un brano per ogni artista che ha partecipato in ciascuna di queste edizioni. Quindi l'opportunità di sfruttare questa piattaforma era davvero davvero ricca per noi e gustosa. Ma infatti, Elena, volevo chiederti, ma
Com'è stato per te creare questa playlist? Più che altro, era la prima volta che lo facevi o ti era già capitato? No, era la prima volta, è tutta la prima volta qua, è sempre la prima volta. No, veramente, era la prima volta. Queste erano sono un po' le canzoni che mi hanno accompagnato anche nella fase creativa, ma perché sono quelle che ascolto spesso e ho selezionato. Io ascolto un po' di tutto, devo dire questo, soprattutto quando lavoro, cuffie, mi butto in un altro mondo, ascolto la mia musica e ci sono musiche diverse, tipo per fare la ricerca c'è un determinato tipo di musica, per, non so, disegnare con AutoCAD un altro un po' più energico, se no mi addormento, insomma ne ho tante, però questa mi accompagna spesso perché parla un po' della mia infanzia e anche della mia adolescenza. Troverete un po' di tutto, nel senso che ci sono musiche anni 70, 80, 90. Tra l'altro mio papà faceva un altro lavoro, adesso in pensione, però è anche un musicista e quindi c'è tutta la mia infanzia, sono cresciuta, non so, a Pane e Jimi Hendrix, Pane, Led Zeppelin, e allora ho pensato, va bene, io tra l'altro ho una sala prove sotto nello studio, al piano di sotto, una piccola sala prove perché vengono mio papà, mio zio, tutta la loro giro a suonare, quindi ho un po' inserito queste canzoni che appartengono alla mia infanzia, o anche, non so, David Bowie che ascoltava tantissimo mia mamma, o Kate Bush, insomma vedrete. Oppure hai messo anche la mia canzone preferita di Foo Fighters, quindi c'è nel senso un po', ovviamente no, a me piace molto la musica rock, poi quando ero giovane ascoltavo, non so, punk, giustamente. Elena, però a quanto pare non solamente a te è piaciuto fare questo lavoro, non solamente la tua playlist, ma addirittura Giacomo ci dice che è talmente bella che, sentite qua, signore di Banfi, che propongo perché per quest'anno vengano fatte tutte così addirittura, cioè quindi sono 300.000, giusto se non sbaglio, le etichette da dover fare, quindi è una soddisfazione sicuramente sapere di essere apprezzata così tanto. A noi questa è veramente strapiaciuta, quindi noi adesso sono 40 minuti che parliamo tra noi tre, ma chiunque voglia farci delle domande può alzare il ditino, ci manda un bel messaggio, così noi facciamo ancora due chiacchiere insieme a Laura ed Elena parlando del tecnico e della parte artistica, un po' comunque anche il nostro interno del nostro team. E ricordatevi che, diciamo, dopodiché aspettiamo le vostre domande, quindi scriveteci nella chat, le leggiamo qui, dopodiché non finisce il nostro incontro perché poi lasceremo in loop la playlist, sì, appunto creata per l'occasione, ve la faremo ascoltare e vi lasceremo liberi di degustare questo vino in Santa Assolutamente. Pace, un po' di musica. Ma infatti secondo me dovreste proprio andarlo a cercare su Spotify. 50 cartoni per cabina, 31 prenotate, cioè vabbè. È così proprio in diretta, sei proprio come alle aste. Allora, innanzitutto per trovare la playlist è un casino. Bisogna andare a cercare, ma per colpa di Spotify. Esatto, non vi arrabbiate con noi, con Banfi, è proprio colpa di Spotify, però le cose che sono più difficili da fare sono anche le più belle alla fine, quindi voi dovete profondo, mamma perché comunque mia. Trovarla è complicato, ma quando la trovate hai letto i nomi di queste playlist? Assolutamente. Cioè io quando ho letto Bjork, cioè non ascolto Bjork da una vita e adesso ho voglia di riascoltare. Comunque appunto è La Pettegola by Elena Salmistraro e c'è ovviamente questa signorina con il naso azzurro, con la bocca a cuoricino, le gote, mi fanno impazzire veramente tanto le gote, Elena, sono bellissime, questi colori, I colori. Mi affascinano e soprattutto, ecco Laura, la capsula quindi è questa, giusto? Stanno dicendo che neanche sulla capsula l'artista può intervenire, quindi tu Elena ti sei anche rifatta la capsula, hai avuto la bottiglia vuota e hai poi deciso quindi di utilizzare una color palette che andasse su quella sfera, o è stata una cosa diversa? No, Laura vai, esatto, la capsula fa parte del packaging regolare della Pettegola, quindi al momento è sempre stata parte integrante del progetto anche in edizione limitata, perché di fatto volevamo che ci fosse anche un segno che la contraddistinguesse per sempre, che fosse la stessa sia per la Pettegola tradizionale che per la limited edition, un segno riconoscibile. In futuro non vediamo, non ci dovrebbero essere problemi a fare delle considerazioni diverse, ma per il momento la capsula è comunque la nostra. Ok, quindi Elena, tu ti sei rifatta?
Sì, io ho pensato, vabbè, io ovviamente ho sgruppato l'etichetta, ma ho pensato a dei colori, mi chiedevate anche dei colori, comunque freschi, perché è un vino comunque fresco, aromatico, e lo vedevo molto estivo anche. Laura, correggimi se sbaglio. Esatto, estivo, molto estivo. Quindi ho privilegiato un po' questi colori, a mio avviso, freschi, ecco. Ottimo, no, ma infatti, allora, guarda, Stefano, ciao, grazie mille per essere stato qua con noi, è stato veramente una chiacchiera incredibilmente interessante, e il mondo del vino, e noi ne siamo la riprova, non è più solo il bicchiere, ma è tutto quello che c'è dentro, ma quello che c'è dietro. L'ultima domanda, Laura, Elena, quanto ci hai messo a sviluppare, quanto dura il progetto Pettegola ogni anno e in questo caso nel tuo specifico? Cioè, quanto ci ho messo proprio a sviluppare, sì, l'etichetta? Insomma, da quando ho iniziato a ragionarci a quando poi siamo riusciti poi a stampare, sono passati diversi mesi. Quindi, Laura, voi quanto tempo prima chiedete della messa in bottiglia agli artisti di comunque pensare al concept e poi la stessa realizzazione dell'etichetta? Noi cominciamo a ragionare sul progetto già durante l'estate per la selezione degli artisti, poi ecco, entro la fine dell'estate magari viene incaricato un illustratore, ma entro settembre-ottobre cerchiamo di averla finalizzata, perché appunto entro la fine dell'anno, inizi dell'anno successivo, si imbottiglia, quindi deve essere pronta. Ok. Neanche il tempo di godersi questa, che già bisogna pensare. Però d'estate uno ci pensa mentre assaggia questo vermentino, che comunque veramente, continuiamo a ripetere, è di una freschezza incredibile. Veramente molto piacevole, sicuramente berla con gli amici. Magari tra un paio di mesi d'estate sarebbe stato ancora meglio, ma ne abbiamo due per fortuna, quindi. Allora, qualche domanda è arrivata. Visto il successo che ha avuto in questi anni questa limited edition della Pettegola, in futuro, Laura, questo è per te, vedremo qualche altro esperimento con altre etichette di Banfi, magari anche un Brunello, oppure forse, questo lo aggiungo io, il Brunello è un po' più intoccabile rispetto a un vermentino? No, non credo che sia così intoccabile, chi, okay, lo sa. Quindi ci stai dicendo qualcosa? È uno spoiler. No, non sto dicendo niente. Allora, è avvocato Lanfranco. T'ho fregato, quindi. No, per il momento non c'è niente in cantiere sul Brunello, però non precludo questa opportunità, anzi sarebbe molto interessante. Però ecco, Laura, il fatto che queste limited edition abbiano così tanto successo fa venire in mente a voi di aumentare leggermente la tiratura, oppure voi dite hanno successo proprio perché la tiratura è così limitata che qualcuno non riesce a prenderla? Ma probabilmente secondo me dovrebbe crescere in modo proporzionale ai volumi della Pettegola tradizionale, quindi cresce una, crescerà anche l'altra, perché no? Però sempre con uno stesso tipo di proporzione percentuale, proporzione tra limited edition e pettegola tradizionale. Però non sono aumentate il numero di bottiglie da un anno all'altro? Sono abbastanza costanti per il momento, intorno ai 300.000, certo, da quando abbiamo iniziato il progetto della limited edition, intendo. Benissimo. Ottimo, è stato super piacevole. Allora, io sai cosa proporrei? Io posso interrompervi, scusate? Posso? Dici. Per una piccola informazione di servizio, perché oltre ai Pettegola Lovers ci sono anche tanti giornalisti che ci stanno ascoltando e che partecipano all'evento, e volevo informarli che la cartella stampa di questa edizione limitata sarà caricata, è già caricata sulla landing page della Pettegola, la pettegolabanfi.it, quindi potranno già trovare tutti i materiali d'occorrenza. Oltretutto, già domani sono in partenza dei mini kit con l'edizione limitata, uno per ciascun partecipante, con anche un piccolo omaggio. E mi raccomando, stasera, mentre adesso noi vi lasciamo con la playlist, dovete fare un'altra cosa. Magnave i popcorn che hanno messo dentro la scatola, perché giustamente vermentino e popcorn secondo me ci sta di brutto, non col burro, mi raccomando, che sennò poi è eccessivo, ma comunque adesso, a parte gli scherzi, un giro di popcorn. Allora, questo cuore, che questa boccuccia, io ti ripeto, era una complimenti, mi piace tantissimo, poi io anch'io arrivo dal mondo dell'arte e ho super apprezzato. Che dirvi? Adesso non ci tocca che deliziarvi con della grandissima musica scelta da Elena, ringraziare Banfi, Laura Scafetta, sicuramente l'artista e anche l'agenzia che si occupa da 4 anni di portare avanti questo. Che è stata bravissima, perché ha scelto noi. Cioè, no, esatto. Sì, non so che cosa, come mai, però grazie mille per questa chance.
Speriamo di vederci presto, è un augurio, sì, che sicuramente ormai ha perso, lo diciamo da così tanto tempo che ha perso un po' la sua verità. Però, perché... però c'è da fare, io farei veramente un plauso a Banfi soprattutto e a tutto il team che ha lavorato per questo progetto qua, perché rendere così tangibile un'esperienza digitale è veramente per pochi. Sono anni che, anni, è un anno che passiamo il tempo su Zoom, in questo modo qua siamo riusciti veramente a un po' a vivere, a essere più vicini. Speriamo. Ok? Esatto. Speriamo che questa esperienza vi sia piaciuta. Vi lasciamo con un po' di musica. Sì, ascoltatela. Ascoltatela, non andate via. Insomma, grazie mille. Grazie, sì, mille. Cantina Social vi saluta. Adriano, Lanfranco e Matteo. No, già che siamo ribattati. Elena e Laura, grazie mille veramente. Grazie mille a tutti. Farm. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.